sono Flavio, il Meeple con la camicia, e benvenuto a questa nuova puntata in cui ti parlerò di un gioco che a Essen ha avuto successo grazie alla sua particolarità e spettacolarità dei componenti. E sto parlando di Nuria. Nuria. E il tedesco implica il catarro. È un gioco sulla gestione e selezione delle azioni, gestione delle risorse e speculazione sulle risorse, da 1 a 4 giocatori e della durata approssimativa di 70 a 120 minuti. Il futuro di questa città fluttuante è nelle nostre mani. Dovremmo gestire l'economia, le nostre risorse, viaggiare attraverso altre isole fluttuanti e complottando all'interno dei seggi politici neanche fossimo nel nuovo ordine mondiale. Seguimi, mentre ti mostro i componenti e ti guido attraverso la sua preparazione. Oppure puoi cliccare sui link in alto o quelli in descrizione per andare direttamente al video del flusso di gioco o al video del mio parere. Ricordati che in descrizione trovi anche tutti i link utili e anche quelli per muoverti all'interno di un singolo video. Sei ancora qui? Ok, allora, decolliamo alla volta dei cieli. Questa frase è sponsorizzata dalla Disney. Oggi prepariamo una partita per 3 giocatori della versione base del gioco. Esiste anche una versione per esperti con regole alternative che puoi trovare alla fine del regolamento. E sul sito nuria.cloud, che trovi in descrizione, ci sono anche le regole per il singolo giocatore. Metti il tabellone al centro del tavolo. Quindi mischia le tessere isola e mettine 5, 6 o 7 rispettivamente per partite in 2, 3 o 4 giocatori a faccia in giù in questo spazio. Metti i cubi politici in questi spazi sul tabellone che sono le sale del municipio, 4 in ogni sala. Metti questi segnalini round da questo lato in questi spazi fino ad arrivare al numero che indica il numero dei giocatori. Anche su questi spazi con queste rotelle. Prendi tanti di questi dischi per ogni tipo in base al numero dei giocatori, 4, 5 o 6 per partite da 2, 3 o 4 giocatori. Ossidiana, energia e micelio in questi spazi e viaggio, città, utensili e bonus in questi spazi in questo preciso ordine. Dalla seconda partita in poi puoi decidere di randomizzarli. Mi raccomando, tienili da questo lato perché l'altro è la loro versione avanzata. Ora ogni giocatore ottiene un disco per tipo tra quelli non messi sul tabellone, tranne quelli bonus. Crea quindi una riserva comune di risorse energia, ossidiana, micelio, conoscenza e i vari magazzini, tra cui le eliche, le bussole, le lanterne, i pistoni e le ali. Tieni anche a disposizione le navi per ogni risorsa. Ora dai i componenti a ogni giocatore nel proprio colore scelto, partendo da una plancia pianoro con le tessere fabbrica da piazzare nei rispettivi spazi. 5 cilindri che rappresentano i delegati, di cui 4 vanno messi qui in questo spazio sul tabellone e uno qui che diventa un ambasciatore. Quindi dai una tessera nave per tipo a ogni giocatore, che vengono piazzate in questi spazi a fianco alla plancia pianoro. Ora dai a ogni giocatore una di queste plance, che fa anche da scheda di riferimento, una base in plastica da incastrare in questa plancia e un set di 3 anelli da posizionare in questo modo. Dei dischi che sono stati consegnati prima, metti i dischi città, viaggio e utensili in questi spazi. Mentre gli altri vanno a caso in queste caselle, questa, questa e questa, facendo attenzione che ogni giocatore abbia una conformazione diversa dagli altri. Dai poi un segnalino conoscenza e una risorsa a scelta a ogni giocatore. Scegli casualmente il primo giocatore e dagli il segnalino primo giocatore. Quindi, partendo da lui e procedendo in senso orario, ogni giocatore mette un proprio delegato sul primo livello di un tracciato a scelta. Il giocatore rosso decide di posizionarsi su questo livello. Il giocatore giallo decide di mettersi su questo. Il giocatore bianco decide di mettersi sullo stesso tracciato del giocatore rosso. E questi erano i componenti del setup di Nuria. Nuria. Ora, se vuoi, puoi cliccare sui link in alto o quelli in descrizione per andare direttamente al video del flusso di gioco o a quello del mio parere. Oppure, se sei soddisfatto, io ti ringrazio per aver guardato quest'altra puntata e se hai dubbi o domande di qualsiasi tipo, mettile nei commenti e risponderò appena possibile. Io sono Flavio, il Meeple con la camicia, e ci vediamo alla prossima.